Buonasera a tutti, benvenuti al Parlamento di Palo per Gallo, il prossimo di tutti che ne ha ottenuto tra lui e Palo e Cemini di Padova. Le letture delle formazioni, partiamo da Cemini di Padova, il capocolo numero 3 di Mana Giocato, numero 4 di Fernando Ferreira Giocato, numero 8 di Mana numero 9 di Mana Giocato, numero 10 di Mana Giocato, numero 12 di Mana Giocato, numero 14 di numero 15 Martina Troppo, numero 17 Giorgia Benigni, numero 18 Fatima Maruti, numero 19 Angelo Preda, numero 20 Serena Iacuba, numero 21 Lidia Terminati, numero 22 Scoria Maria numero 33 Viviano Di Marco, tecnico a Terra Magistrale. Per il rimando numero 2 Stefania D'Alfonso, se n'è andato un turno di playout in Serie A Beretta, ma c'è un altro grado di giudizio ad attendere Guerriere Malo e Cellini Padova, sconfitte nel primo turno ma che ora hanno davanti l'ultima opportunità per salvarsi. Amiche e amici di Raven Sports, immagini dal Palla d'Eredda di Malo, Alberto Braioni al microfono, Antonio Zaccaria alla telecamera per Guerriere Malo contro Cellini Padova, che è valida per gara 1 del secondo turno di playout di Serie A Beretta femminile. Velocemente i due roster, Cellini Padova in campo con Ivana Giogap con il numero 3, con il numero 4 Karel Giogap il capitano, numero 8 Bevelin Egenrua, numero 9 Noemi Niceu, numero 10 Sara Arubi, 12 Marta Zannoni, con il 14 Vanessa Giogap, con il numero 15 Martina Brock, con il 17 Giorgia Meneghini, con il 18 Fatima Rubi, numero 19 Angela Prela, numero 20 Serena Ghiarrua, numero 21 Linda Zerbinati, con il numero 22 Sonia Nabulele, con il numero 33 Lilian Maffo, il tecnico Abderrahman Saadi. Guerriere Malo invece in campo con la numero 2 Stefania Alfonso, numero 7 capitano Giorgia Dalle Fusine, con il numero 9 Arianna Peruzzo, 16 Yvonne Diulgarova, 17 Anna Pozzer, 20 Sara Maestrello, 21 Nina Buna, 22 Marta Pozzer, 23 Matilde Girotto, con il numero 26 Jessica Zanella, con il 27 Chiara Bernardelle, 31 Sofia Rodriguez, 37 Arianna Moretto, 38 Chiara Fabris, 77 Micaela Barresi, con il numero 90 Giulia Zambone, il tecnico Rodrigo Sabino. Gli arbitri sono i signori Fatto e Guarini, con delegato al tavolo il signor Regalia, coppia arbitrale che dà il via in questo momento al match che vale appunto per gara 1 di questo secondo turno di playout. Entrambe le squadre hanno perso il primo turno, le Guerriere Malo l'hanno fatto contro il Cassano Magnago, che ha vinto sia la gara 1 che la gara 2 disputata sabato al Palatacca. Invece ha ribaltato il pronostico il Mezzo Corona, che partiva come squadra più svantaggiata di questi playout contro la squadra che invece aveva il fattore campo in qualunque caso, cioè il Cellini Padova. Cellini Padova che ha perso in Trentino e poi con il pareggio al Pala Farfalle non ha ottenuto la salvezza diretta, e dunque altro turno di playout per il Cellini Padova, che dunque si gioca tutto oggi con le Guerriere Malo, ma anche le Guerriere Malo si giocano tutto in questa prima partita, perché sicuramente gara 1 conquistarla non è come lasciarla per strada, e dunque vedremo sicuramente tanta battaglia oggi con anche un grado di tensione abbastanza alto, perché entrambe le squadre
sanno di non avere ancora molti colpi da sparare, ce ne sono solamente al massimo 3 ora con le guerriere, che oggi hanno sicuramente la pressione di fare risultato a tutti i costi davanti al proprio pubblico. Intanto le guerriere hanno segnato la prima rete del match con Sofia Rodriguez, che è arrivata in precedenza con il tiro deviato dal muro difensivo, poi ci ha provato Karel Giogap a trovare la prima rete per il Cellini Padova senza però trovarla, e dunque ora ancora le guerriere con Barresi che non aggancia, con dunque Arubi che parte dall'altra parte con Karel Giogap che va a servire la sorella Vanessa, che appoggia sopra la testa di Yvonne Diulgherova regalando al Cellini Padova la prima rete del match dopo 100 secondi di gioco. Anna Pozzer, Barresi sbatte contro Karel Giogap, poi subisce fallo, dunque ripartirà dai 9. Padova in campo con Brock tra i pali, con Sara Rubi, Karel Giogap, Bevelin Egyanrua, Lilian Maffo con Vanessa Giogap e Giorgia Meneghini. Queste le prime 7 scelte da Saadi, mentre tra le prime 7 scelte da Rodrigo non poteva mancare Sofia Rodriguez, che segna la seconda rete del proprio match con il giallo ora sventolato ad Alfonso, che dunque va a completare le 7 scelte da Rodrigo Sabino insieme ad Anna Pozzer, a Marta Pozzer, a Michaela Barresi e a Chiara Fabris, con Diulgherova tra i pali. Queste le 7 giocatrici scelte dal primo minuto da Rodrigo Sabino. Vanessa Giogap va a cercare Sara Rubi, ma c'è l'intercetto da parte di Rodriguez, che dunque può mettere in moto le compagne che sono già dall'altra parte. Marta Pozzer da sola contro Brock, la infila sotto le gambe Marta Pozzer, la rete delle guerriere Malo, la terza rete segnata dalle padrone di casa con Marta Pozzer. Maffo, la difesa di Marta Pozzer, recupera, non c'è fallo e dunque si può scappare dall'altra parte con Fabris che va in coast to coast da una parte all'altra del campo. C'è però una doppia fischiata alla giovane giocatrice under 17 delle padrone di casa, Egyanrua. Bello l'uno contro uno, si infila, c'è il 7 metri fischiato a favore del Cellini Padova. Bevelin Egyanrua che rientra oggi dopo una squalifica di una giornata, una delle giocatrici principali dello scacchiere di Saadi. Mancata proprio in una delle partite più importanti dell'anno per il Cellini Padova, che poteva sicuramente giocarsi la salvezza in casa. È arrivato però un pareggio contro Mezzo Corona, che dunque contro ogni pronostico si è salvato addirittura al primo turno. Visto il divario di punti in campionato, si poteva aspettare magari una finale play-out tra Guerriere Malo e Mezzo Corona. Così però non è andata, perché la formazione trentina ha giocato 2 ottime partite e con un colpo di coda dunque ha mantenuto la categoria, cosa che invece vorranno fare sicuramente Guerriere Malo e Cellini Padova. È un derby Veneto questo oggi, dunque grande tensione anche da questo punto di vista. Segna intanto Barresi la rete numero 4 per le guerriere, che sono partite bene in fase di tiro, e questo non è un dettaglio, perché comunque le guerriere non sono una squadra sicuramente tra le più prolifiche di questo campionato. Ora sul più 2 però siamo ancora veramente all'alba di questo incontro. Intanto si conquista un 7 metri Maffo. Mentre Diulgherova cede subito il posto dei 7 metri a Zambon. Mentre Karel Giogap va a raccogliere il pallone tra le mani per andare a superare Zambon. Rete di Karel Giogap, segna il capitano della Cellini Padova, la terza rete segnata dalle ospiti con le guerriere Malo, che ora comandano solamente di un gol. Anna Pozzer, Barresi e Rodriguez, questo è il trio dei terzini con Dalle Fusine a riposo, ma che probabilmente vedremo impiegata in corso d'opera. Anna Pozzer cerca la palla per la sorella Marta, che però è triplicata nelle marcature, dunque Padova può già andare dall'altra parte a segnare, anzi no, perché c'è una parata di Diulgherova che poi con l'aiuto del palo riesce a tenere il pallone al di fuori dei propri 3 pali. Aveva dato la sensazione che quella palla stesse per entrare, però Diulgherova ci ha messo una pezza qua. Intanto c'è un fallo precedente sulla palla persa delle guerriere Malo. Stava andando in contropiede la formazione ospite, che però deve ripartire
con la palla ferma. Padova che ora ha la palla per andare sul pari quando sono passati circa 6 minuti di questo primo tempo. Egyenrua, bella la palla per Sara Rubi, questa volta proprio lì la va a mettere, andare a perseverare su quel secondo palo, questa volta però la palla entra e dunque Cellini che si riporta in parità. Rodriguez in doppio appoggio, va a freddare Brock. La rete delle guerriere, la rete numero 5 con Brock che sta avendo qualche difficoltà sicuramente in questo avvio di match nel cercare di arginare le soluzioni offensive delle guerriere. Guerriere che stanno trovando efficacia dal punto di vista delle segnature, si segna tanto alle palle da lei, da 9 reti in 6 minuti e mezzo. Vanessa Jogap per la sorella Carel, ancora Vanessa in angolo da Beneghini, che ha sicuramente lo spazio per andare a prendersi un tiro pulito. Il problema è che l'unica sporcatura è aver pestato la linea dei 6 metri, perché altrimenti sarebbe stato gol. Intanto velocemente le guerriere dall'altra parte con Rodriguez che prova a servire Marta Pozzer, che però subisce fallo e dunque accetta di buon grado una ripartenza dalla linea tratteggiata, cedendo il pallone alla sorella Anna che va ad impostare insieme a Barresi e a Rodriguez. Anna Pozzer, esce Marta Barresi tagliando più pivot Alfonso, che però non può essere servita. Rodriguez spende un tiro abbastanza insolito per lei, perché di solito lei agisce sulla prima linea, cioè quella dei terzini, su quella più lontana dalla porta, e ora invece si trova nel ruolo di ala, ma lo interpreta nella maniera migliore Sofia Rodriguez, trovando la rete numero 6 per le guerriere. Trascinatrice dal punto di vista offensivo, sicuramente non lo scopriamo oggi, Sofia Rodriguez, un valore aggiunto per le guerriere, arrivata a gennaio, la giocatrice di origine argentina. Tanto difende bene la squadra di casa, che rispedisce il Cellini sul 9 metri. Vanessa Jogap prova con il mancino, non inquadra la porta e dunque altro errore al tiro delle ospiti, che riconsegnano nuovamente il pallone alle guerriere Malo. Guerriere sul più 2, 6 per le guerriere, 4 per Cellini Padova. Barresi, qualche problema a controllare, dunque già sotto passivo ora la formazione di casa. Rodriguez accelera forzando sicuramente il tiro, non trovando lo specchio della porta, scappa via il braccio a Sofia Rodriguez, che manda molto lontano dal bersaglio questo tiro. Dunque il pallone ora ce l'ha Padova. Maffo e Gianrua, sale Meneghini che riceve centralmente l'uno contro uno su Marta Pozzo, superata, così come è superata anche la marcatura di Barresi, perché riesce a guadagnarsi un 7 metri. Giorgia Meneghini, uno dei prospetti più interessanti tra le giovani del Cellini Padova, già nel giro delle nazionali giovanili, Giorgia Meneghini. Careggio Gap intanto dalla linea para di Ulgherova con una gran parata qua. Yvonne di Ulgherova rimane lei tra i pali senza farsi rilevare da Zambone, che è entrata in precedenza senza però riuscire a parare. Invece ha parato e come ora di Ulgherova, che dunque sigilla nuovamente la propria porta e dunque mantiene Cellini Padova a quota 4. Le guerriere ora possono manovrare per il possibile più 3. Barresi, Rodriguez, ancora Barresi, centralmente colpisce il palo con Brock, che invece sembrava abbastanza spiazzata, aveva battezzato l'angolo opposto Martina Brock, salvata però dal proprio legno. Meneghini intanto forza il tiro, questa volta invece centra i piedi di Ulgherova a Giorgia Meneghini. Continuano a sbagliare in questa fase del match entrambe le squadre. Eravamo sul 5-4 al settimo minuto, ora siamo all'undicesimo, siamo 6-4 e dunque solamente un gol segnato negli ultimi 4 minuti abbondanti. Rodriguez scambia con Alfonso, di nuovo la palla verso il centro per Rodriguez. Anna Pozzer, ancora Alfonso, scarico per Barresi che aggancia ottimamente con una mano un pallone difficile. Barresi, 7 metri, difesa in area da parte di Bevelin Gianrua e dunque
si andrà dall'attacca colorata di rosso al palo dell'Edda, con Barresi che raccoglie e dunque si appresta ad andare a cercare la via della rete. Barresi, la rete da parte di Micaela Barresi, che dunque riesce ad infilare Martina Brock, e lo fa alla sinistra del portiere numero 15 del Cellini Padova. Qualcosa si muove in panchina per gli ospiti. Saadi chiede il cartellino del time out, che è molto intenzionato a chiamare a breve, a giudicare la propria mimica facciale. Maffo intanto il piede di Dulgherova, altro attacco che non va a buon fine per il Cellini Padova, e le guerriere ora si ripresentano dall'altra parte di corsa con Rodriguez. Barresi in angolo da Alfonso, che riesce a salvare questo pallone, a rimetterlo a disposizione delle campagne. Barresi centralmente commette uno sfondamento, va a sbattere contro Karel Jogap. Difficile il controllo per Barresi, che poi ha preferito fare tutto da sola senza però riuscirsi. Qua invece va fino in fondo Maffo, ma trova ancora una gran parata di Dulgherova, e questa è una paratissima da parte del portiere di origine bulgara, perché oltre a continuare il proprio momento positivo, perché Dulgherova non sta prendendo gol ormai da quasi 6 minuti, mette a segno una parata dai 6 metri a tu per tu di capitale importanza per le guerriere Malo, sia dal punto di vista del risultato ma anche dal punto di vista del morale. Rodriguez, Anna Pozzer, Barresi e ancora Anna Pozzer. Rodriguez intercetta però Maffo, che dunque può andare dall'altra parte, il palleggia un po' sporco e dunque deve servire una compagna, lo fa con Vanessa Jogap, ma non è successo niente, è arrivato, si è sentito un fischio in campo, però il fischio non c'è stato perché tutti fermi a guardare. Dunque le guerriere hanno recuperato il pallone, ora il pallone torna nelle mani del Cellini Padova, che dunque prova con un'altra occasione qua di potenza Karel Jogap, ma Dulgherova è a tratti, anzi, ma che a tratti, è insuperabile in questo momento, perché veramente Dulgherova sta mettendo a segno parate una dietro l'altra. Al limite della perfezione, se non perfetta, Yvonne Dulgherova negli ultimi 7 minuti, con Padova che aveva recuperato il pallone dopo una scena al limite del comico, con tutte le giocatrici ferme. Sembrava non aver sentito un fischio, perché ovviamente non c'è altro motivo per cui firmarsi in un contropiede, però il fischio non c'è stato. Saadi non aveva chiamato il time out, forse le ragazze di Padova si sono fatte un po' ingannare anche dal time out che sembrava imminente da parte del proprio allenatore, mentre intanto Fabris segna e dunque Padova va subito dall'altra parte, che con Karel Jogap, che però non segna. Saadi vuole chiamare quel time out, però non ha proprio il tempo fisico, perché le proprie ragazze vanno subito a cercare la via della rete in velocità, e dunque gli sembra quasi un peccato andare a fermare l'avanzata in tutta velocità. Il problema è che Cellini non segna da tantissimo, da quasi 8 minuti, e quel time out probabilmente lo chiamerà molto a breve Saadi. Intanto le guerriere manovrano sul più 4. Rodriguez, Anna Pozzer, perde il pallone Anna Pozzer, dunque si va in contropiede. Forse non chiamerà time out Saadi, perché c'è Sara Rubi davanti al portiere, e sbaglia però ancora anche Sara Rubi a tu per tu. Quando non ci mettono a pezzo la Dulgherova, ci si mettono gli errori del Cellini Padova, e dunque le guerriere sono già dall'altra parte. Rodriguez, c'è un fallo però non viene fischiato, ma aveva fischiato in bocca il direttore di gara. Se non ci fosse stato deviazione del muro, sicuramente sarebbe arrivato il tiro d'angolo. E dunque intanto esce Anna Pozzer per fare spazio al capitano Dalle Fusine, che si riprende il ruolo da playmaker dando fiato alla propria compagna. Barresi, Dalle Fusine e Rodriguez, interpellata Alfonso sotto passivo ora le guerriere Malo. Barresi deve accelerare, c'è il fallo da parte di Karel Jogap, dunque 9 metri. Se n'è andato un quarto di gara con le guerriere avanti 8-4. Dalle Fusine rischia lo sfondamento, anzi lo commette Dalle Fusine, che va a sbattere sul secondo difensore a destra del Cellini Padova. Dunque Cellini che va ancora in velocità. Vanessa Jogap, invasione da parte di Sara Rubi, altro attacco che se ne va per il Cellini Padova,
che quando non sbaglia il tiro però ci mette anche dell'ingenuità. E dunque quel cartellino del time out rimane ancora in mano per Sadi. Dalle Fusine, scarico per Barresi, non aggancia e dunque se ne accorge però in tempo Dalle Fusine, rimediare all'errore della compagna. Barresi, scarico per Rodriguez, prende velocità, c'è un giallo per Egyan Rua con la maglietta che era ancora scomposta sul corpo di Marta Pozzer, dunque riparte dai 9. Barresi ora centrale a scambiare con Dalle Fusine, con Rodriguez. Esce Marta Pozzer, palla per Dalle Fusine ora. Rodriguez accelera, serve Barresi, ma ottima la difesa da parte di Maffo che sporca il pallone. Egyan Rua lo recupera, ma così come lo recupera anche Dalle Fusine, vale però il fallo commesso su Egyan Rua. E ora può chiamare time out Sadi, che corre verso il tavolo per approfittare di questa occasione, di questo momento di calma piatta. Era diventato ormai un rebus questo timeout per Sadi, che aspettava il momento opportuno. È arrivato e dunque chiama timeout Sadi, perché Cellini Padova ha bisogno di ritrovare i gol. In difesa se la sta anche abbastanza cavando la formazione ospite, dopo un avvio che ha visto Malo segnare molte reti. Poi la difesa di Padova ha sicuramente alzato la propria efficacia. Non è servito neanche grandi interventi da parte di Brock per andare ad arginare momentaneamente l'attacco delle guerriere. Il problema è che Cellini dall'altra parte non segna ormai da 10 minuti esatti. E sicuramente la lavagnetta che ha in mano Saad in questo momento evidenzia che ci sono state delle indicazioni dal punto di vista tattico e soprattutto dal punto di vista offensivo per Padova. E vedremo dunque come uscirà dal timeout la formazione ospite, perché sicuramente deve invertire la rotta. Careggio Gap, Egyan Rua, Maffo, Vanessa Giogappa, ancora Maffo, lento però questo attacco del Cellini Padova che deve ancora accendersi da questa sensazione. Prela, entrata al posto di Meneghini. Vanessa Giogappa centralmente, c'è il fallo, ma centralmente è difficile passare perché la difesa coriacea di Marta Pozzolo e di Rodriguez sembra dare i propri frutti. Maffo, Vanessa Giogappa, esce Alfonso, Careggio Gap, il tiro di Careggio Gap, la rete da parte di Padova che dunque torna a segnare dopo più di 10 minuti con un'iniziativa personale di Careggio Gap, che dunque riporta Padova sotto di 3. Dalle Fusine, Rodriguez ancora centralmente per Dalle Fusine, in angolo da Alfonso che però non era ben posizionata e dunque perde, anzi non controlla proprio il pallone, troppo alto per lei. Egyan Rua supera una Fabris un po' indecisa e dunque si guadagna un 7 metri con annesso 2 minuti per Barresi. Qua Fabris era un po' indecisa se uscire o non uscire. Quella mezza via l'ha sicuramente debilitata dal punto di vista della difesa, mettendola fuori causa e dunque andando a esporre Barresi a questo 2 minuti, che dunque manda anche dalla linea Padova, che in un battibaleno può portarsi dal meno 4 al meno 2. La rete da parte di Egyan Rua, che dunque segna la rete numero 6 per Padova, con le guerriere che ora comandano ma solamente di 2 reti. A uomo Prela su Rodriguez, subito la marcatura dunque singola riservata a Rodriguez. Pozzer, Anna, ora Dalle Fusine, palla per Fabris, ancora Dalle Fusine, Alfonso è libera sulla sinistra, ma arriva la parata di Brock con il pallone che però viene lasciato sfidare intelligentemente
da Fabriz Rodriguez con un cambio di direzione perfetto da parte di Sofia Rodriguez, che lascia sul posto la difesa di Padova e soprattutto buca Brock e Yaru dall'altra parte, invece non si fa pregare e dunque la rimessa veloce porta i propri frutti anche per il Cellini Padova. Quando Yaru prende velocità da lontano diventa a tratti infermabile. Sempre Prela uomo su Rodriguez, con Anna Pozzer che dunque manovra ma senza un terzino, che ora si posiziona da pivot per andare ad eludere la marcatura difensiva. Il problema è che anche invade l'area Rodriguez, dunque regala di nuovo il pallone al Cellini Padova, che rischia con il cambio tra le sorelle Pozzer ma riesce comunque a ripulire il pallone. Joe Gap con il mancino, c'è il 9 metri, fallo della difesa e dunque si torna dalla linea tratteggiata con l'ingresso intanto di Niceu tra le file del Cellini Padova nel ruolo di pivot. Maffo, pallone brutto questo da parte di Jogap, recuperato per un attimo da Malo con Rodriguez che ha sporcato. Il problema è che c'era anche un fallo prima, dunque di nuovo 9 metri e Gianrua. Niceu, 7 metri conquistato da Noemi Niceu, che dunque consente a Padova di andare di nuovo vicino al meno uno. Dalla linea Egyenrua, rete da parte di Beverly Egyenrua, che dunque continua a martellare per Cellini Padova ed è la migliore marcatrice della formazione patavina. Prima di oggi ha segnato 156 reti, mentre Vanessa Jogap non ne ha segnate molto meno, 151 per lei. C'è anche Karel Jogap a quota 130 e dunque un trio di marcatrici niente male questo per Cellini Padova, che ha segnato molto di più delle guerriere, quasi 150 gol in più, e dunque sicuramente l'attacco per i Cellini è qualcosa di fondamentale. Cellini che ora può di nuovo andare a manovrare per il pareggio. Ora Karel Jogap e Gianrua, c'è il 2 minuti per Marta Pozzer. Intervento scomposto per Marta Pozzer, che dunque va a contatto con Egyenrua in maniera fallosa, meritevole di un 2 minuti, e dunque ora le guerriere hanno anche l'handicap di manovrare e di difendere soprattutto con una giocatrice in meno. Si riparte con dunque Cellini in superiorità numerica. Maffo, Vanessa Jogap fa una cosa incomprensibile, perché va a servire Prela sull'ala ma con una palla sporchissima e in precario equilibrio, si mette le mani sul volto Saadim, lo possiamo anche comprendere perché veramente questa palla era preziosa per Padova, perché soprattutto perché in superiorità numerica. E ora Malo sicuramente non avrà alcuna fretta di andare ad attaccare, cercando di ottenere qualsiasi tipo di vantaggio dal possesso del pallone. Il problema è che ora c'è anche il passivo. Barresi, accelera Barresi, non c'è fallo, c'è la parata di Brock, facile, centrale. Brock che rimette subito in gioco la seconda fase per Padova. Karel Jogap, rete da parte di Padova, sulla sinistra. Karel Jogap fa 9-9, dunque Padova recupera i 4 gol di svantaggio che le guerriere Malo avevano scavato precedentemente. Ora il problema con il gol invece ce l'hanno le guerriere, dunque tocca a Sabino chiamare il minuto di sospensione quando sono passati 22 minuti e 17 secondi al Pala dell'Edda. 9-9.
di nuovo in campo le squadre, malo ingannato dal fischio del tavolo, perché serve invece il fischio del direttore di gara per ricominciare a giocare, che arriva in questo momento. Dunque Malo che si ripresenta in campo sempre con le stesse 6, perché è in inferiorità numerica Malo, e soprattutto con la marcatura uomo di Prella su Rodriguez. Il problema è che comunque Malo riesce ad andare centralmente. Qua Barresi come un treno va a sbattere contro le giocatrici di Padova. C'è un 9 metri che agevola Malo, perché il tempo scorre dalle fusine. Barresi, ora ci sarà veramente il passivo con ogni probabilità, dalle fusine. Qua sicuramente Brock poteva fare qualcosa di più. Sadi guarda Enabulele in panchina come per dire preparati, perché fra poco mi sa che è il tuo momento. Mentre intanto segna Karel Djogap dall'ala sinistra, dunque rimette subito in pari la partita. Velocemente Padova con tutte le ragioni del mondo, perché doveva approfittare della superiorità numerica che si esaurisce in questo momento, perché è rientrata Marta Pozzer dall'esclusione, ha trovato il gol la Cellini, che dunque ha riequilibrato il match. Dalle fusine in angolo D'Alfonso, non attacca Stefania Alfonso, anzi si fa scippare il pallone da Prella, e dunque può ripartire Padova. Egan Rua sporca in maniera decisiva Chiara Fabris questo pallone, perché se no l'avrebbe raccolto Karel Djogap e avrebbe avuto tutto lo spazio del mondo per andare a cercare la via della rete. Decisiva questa volta invece l'uscita da parte di Chiara Fabris, che in precedenza è stata punita ma invece ora ha salvato la propria retroguardia. Maffo in angolo da Karel Djogap, che non attacca, preferisce andare da Egan Rua, non lo fa neanche per la seconda volta, e forse poteva andare. Egan Rua però dai 9 metri segna, esulta Sadi in panchina, Cellini avanti sull'11-10. Mette il muso avanti Cellini Padova per la prima volta in questo match dopo 24 minuti e mezzo. Rodriguez, Barresi, dalle fusine, ancora Barresi, lotta Marta Pozzer nel ruolo di pivot a creare un ottimo blocco per Barresi, che si infila centralmente. C'è un 2 minuti per Egan Rua, che ha colpito al volto Michaela Barresi. Due minuti dunque per Egan Rua. E dunque ora tocca a Padova manovrare in inferiorità numerica ad abbassare il ritmo del proprio gioco per far scorrere indenne il maggior numero di secondi in inferiorità numerica. Maffo scambio con Prela e con Karel Djogap, imposta Prela, Meneghini a uomo Alfonso intanto su Vanessa Djogap, ancora Meneghini, scarico per Maffo, c'è il passivo per Padova. Prela scarica per Meneghini, vicinissimo al passivo Padova, fallo da parte di Alfonso su Vanessa Djogap, ora rimessa in gioco e tiro da lontano, non c'è Gian Rua in campo, vediamo se dunque se lo prende Djogap questo tiro. Il tiro in doppio appoggio, c'è la parata da parte di Dulgarova, sicuramente non costruito nel migliore dei modi questo ultimo tiro, perché poteva almeno prendere un po' di velocità forse Vanessa Djogap, ha preferito un tiro in doppio appoggio sicuramente molto difficile perché molto esposto al muro difensivo. Poi ha trovato soprattutto l'intervento di Dulgarova, che comunque ha tolto quel pallone dalla porta. Barresi, è entrata Zanella intanto nel ruolo di centrale, esce su di lei Maffo, c'è il fallo, il 9 metri cambia tre centrali Rossabino in questo primo tempo. Zanella, Rodriguez, esce aggressiva Vanessa Djogap, ancora 9 metri. Zanella, Barresi, 3 minuti e mezzo al termine del primo tempo, passi commessi da Zanella e dunque pallone riconsegnato a Padova, che vola dall'altra parte con Meneghini da sola contro Dulgarova, rete da parte di Padova che rimette il naso avanti ancora una volta Giorgia Meneghini, questa volta è lei ad andare
a scattare verso la porta avversaria, soprattutto a ricevere il pallone, con Padova che segna in inferiorità numerica. E ora l'inferiorità numerica non c'è più perché è rientrata Bevelin Gianrua. Rodriguez tra primo e secondo la rete da parte di Sofia Rodriguez, che dunque sblocca le guerriere da un piccolo digiuno, perché le guerriere sicuramente non hanno fatto benissimo dal punto di vista offensivo in questa ultima fase. Sicuramente hanno fatto molto meglio nel primo quarto d'ora la formazione di casa, ma ora la partita comunque è tirata, è in parità 12-12. Inerzia prima per le guerriere Malo nel primo quarto d'ora, mentre nel secondo quarto d'ora è arrivata sicuramente un'ondata di ossigeno per Padova, che ha rimesso il risultato in parità. Joga up Vanessa intanto, Egenrua, scarico per Vanessa nel fallo, però si continua a giocare perché Carel joga up quando era al tiro, c'è la conclusione sul primo palo, il pallone che non entra in porta, c'è però un 2 minuti per Barresi, che dunque viene sanzionata posticipatamente dagli arbitri, che hanno lasciato finire l'azione con Carel Giogap che non ha trovato la via della rete. 2 minuti per Barresi e dunque altra inferiorità numerica per le guerriere Malo, che da questa ultima difesa sicuramente raccolgono di buono il fatto di non aver subito reti, però il problema è che ora c'è un'altra inferiorità numerica. C'è Prella sempre a pedinare come un'ombra a Rodriguez, rientra dalle fusine così come Anna Pozzer, mentre si è riaccomodata Zanella ed è entrata Bernardelle sul lato della sinistra. Ancora una volta il taglio in area da parte di Rodriguez viene punito e dunque altra palla regalata a Padova. Maffo, Vanessa Giogap, palla per la sorella Carel, ancora Vanessa Giogap dai 9 metri, va in angolo da Maffo che non può attaccare, anzi sì, decide di farlo. Il problema è che ci ha messo più di 3 passi secondo la coppia arbitrale, dunque pallone che viene restituito a Malo. Anna Pozzer, Rodriguez servita, il problema è che c'è Prella sempre tarantolata su di lei. Dalle fusine, cade per un attimo Carreggio Gap, non ne approfitta Malo, c'è una doppia fischiata dalle fusine, dunque va dall'altra parte Padova, Prella davanti al portiere, para però ancora Dulgherova che mette un altro rattoppo all'errore delle compagne che hanno perso questo pallone. Ancora una volta Dulgherova salva la propria porta e salva la propria squadra, perché Padova dal punto di vista dei contropiedi sembra avere più lucidità, spesso riesce a scappare dall'altra parte del campo senza che le guerriere riescano a tornare in maniera efficace. Rodriguez subisce fallo, mancano 15 secondi al termine di questo primo tempo e dunque verosimilmente chiuderà in attacco la formazione di casa. Rientra Barresi intanto, parità numerica dalle fusine, Fabris 5 secondi, 9 metri, bisogna tirare, il problema è che sarà un tiro franco perché non si farà in tempo a rimettere in gioco. Accetta dunque di buon grado il tiro franco Rodriguez con il muro di Padova che va a posizionarsi davanti ai 6 metri. Rodriguez dai 9 metri, abbastanza centrale, dunque può quantomeno sperare di centrare la porta. Rodriguez colpisce la traversa, aveva trovato un ottimo spiraglio a Sofia Rodriguez senza nemmeno scaricare il tiro alla massima della potenza. Il problema è che ci ha messo una traversa di mezzo Padova per salvare la propria porta e per dunque tornare negli spogliatoi per i prossimi 10 minuti con il punteggio di 12-12 dopo questo primo tempo. Bene guerriere nel primo quarto d'ora, meglio invece il Cellini Padova nell'ultimo quarto d'ora, dunque la somma di queste due cose dà il punteggio in perfetta parità. Ora una pausa di 10 minuti e a risentirci fra poco.
Ben ritrovati dal Paladeledda di Malo per il secondo tempo di Guerriere Malo contro Cellini Padova. Il primo tempo si è concluso in perfetta parità 12-12, frutto di un primo tempo dai due volti, con il primo volto del match che ha sorriso alle Guerriere Malo, mentre invece nel secondo quarto di gara è arrivata una reazione da parte del Cellini Padova che sicuramente ha meritato di andare nello spogliatoio con il risultato di parità. Oggi si gioca gara 1 del secondo turno di playoff e dunque queste due squadre hanno entrambe perso al primo turno. Le Guerriere Malo l'hanno fatto al meglio delle due gare, perdendo sia qua in casa che al Paratacca di Cassano Magnago. Invece Cellini Padova ha perso a mezzo corona e poi ha pareggiato in casa, però pareggio che non è valso la salvezza diretta, e dunque secondo turno di playout per entrambe. Il problema è che dopo questo turno non c'è più scampo e dunque partite decisive, quella di oggi e quelle in programma domenica ed eventualmente mercoledì con l'eventuale gara 3, dopo invece la gara decisiva che potrebbe essere per una delle due squadre quella di sabato, perché chiunque vincerà oggi avrà l'opportunità di chiudere, scusate, non sabato ma domenica, la contesa. Primo pallone ora per le Guerriere Malo. Fabris Rodriguez, sicuramente una delle più positive delle Guerriere Malo, conferma il proprio trend Sofia Rodriguez, andando a segnare la rete numero 13 per le Guerriere Malo. Maffo in cabina di regia a scambiare con Vanessa Giogappe e con Bevelin Ghianrua, che oggi rientra, come dicevamo nel primo tempo, dalla squalifica per una giornata. Careggio Gap, qualche problema a controllare il pallone, che torna da Bevelin Ghianrua, questa volta l'aspetta, l'anticipa soprattutto Diulgherova tra i pali. E dunque comincia ottimamente Diulgherova in questo secondo tempo. Diulgherova che nel primo tempo, nel primo quarto d'ora di gara, è stata al limite della perfezione, andando a parare anche molti tiri dei 6 metri che solitamente non le verrebbero chiesti da parare, però ha fatto anche gli straordinari il portiere di origine bulgara. Rodriguez torna da Dalle Fusine. Fabris ancora Dalle Fusine. Anna Pozzer. Rodriguez sotto passivo ora Malo. Anna Pozzer, ancora Rodriguez, vediamo se arma il braccio, lo fa Sofia Rodriguez sul primo palo a segnare la rete numero 14 per le Guerriere Malo. Meneghini, Vanessa Giogap va a segnare la rete per Cellini e dunque si sblocca anche la formazione ospite, trovando la rete numero 13 di questo match. Cellini Padova ora sotto di 1. Dalle Fusine, Anna Pozzer, Rodriguez e Bernardelle. Anna Pozzer, Rodriguez tra primo e secondo, va in un vicolo cieco perché stava andando verso l'angolo del campo e dunque va bene così a Malo tornare ai 9 metri, anche perché forse aveva rischiato anche uno sfondamento. Rodriguez ci è andata molto vicina ma ha l'opportunità di tornare dai 9. Anna Pozzer, Dalle Fusine, ancora Anna Pozzer, scarico per Rodriguez, Dalle Fusine per Barresi in angolo per Fabris che controlla una palla molto sporca, para e Nabulele che è entrata al posto di Brock, che sicuramente non è stata così decisiva per Padova nel primo tempo, non la miglior giornata, e dunque rilevata dalla compagna di reparto Martina Brock, recentemente anche convocata in nazionale per uno stage a Chieti e poi anche per una doppia amichevole in Lussemburgo. Maffo scappa via centralmente, Maffo, cioè 9 metri, difende bene Rodriguez insieme al capitano Dalle Fusine. E Ghianrua, Bevelin Ghianrua riesce a sfuggire alla marcatura di Dalle Fusine, però non riesce a superare Diulgherova. Diulgherova che però lancia male per Bernardelle che si fa anticipare da Meneghini, ma così come Ghianrua si fa anticipare da Dalle Fusine che va a servire Fabris da sola contro Inabulele. Rete delle Guerriere Malo sul +2 ora.
serie di errori da ambo le parti, ne esce meglio la formazione di casa che trova il gol numero 15. Sul più 2 ora le guerriere di casa. Maffo. Vanessa Jogap chiama lo schema Maffo. Tare Jogap si accentra e Gianrua larga, ma tornerà verso il centro e lo fa in questo momento. Eccolo il servizio per Gianrua. Maffo, la scalata imprecisa. Doveva arrivare il pallone a Vanessa Jogap, invece il pallone arriva ad Anna Poster, che riesce a servire Bernardelle, che però si fa stoppare il tiro dalle lunghe leve di Nabulele, che battezza l'angolo corretto. Questa era un'occasione da non sprecare per le guerriere, perché potevano andare sul più 3. Invece ora Padova può andare a cercare il meno 1 dopo 5 minuti di questo secondo tempo. Ottimo approccio in questa ripresa per Nabulele tra i pali, che da quando ha rilevato Brock ha messo a segno due parate, una un po' più semplice con i piedi, mentre invece questa era sicuramente molto più complicata. Cellini, che ora può tornare sul meno 1. E Gianrua, lontano dalla porta, Meneghini riceve il palleggio in angolo per Carreggio Jogap. Forse poteva andare fino in fondo Meneghini, ma non ci ha creduto. Jogap sotto passivo. Padova prova sotto mano e Gianrua blocca due mani di Ulgherva, che dunque rimette subito in gioco velocemente per le compagne. Corrono le guerriere, palla in no look di Dalle Fusine per Marta Pozzo, che poi cerca di andare a servire la sorella, perché era braccata da Gianrua, che ha capito il pericolo con anticipo. Era ottimo veramente però il no look da parte di Dalle Fusine, azione che però non si concretizza, e dunque le guerriere tornano da lontano, dai 9 metri, con il cambio attacco difesa, con l'uscita da parte di Marta Pozzo e con l'entrata da parte di Barresi, che ora si posiziona anche da pivot. Anna Pozzer scarica per Dalle Fusine. Rodriguez, Dalle Fusine, ancora Rodriguez in doppio appoggio, para Nabulele e dunque ancora pallone buono per Padova, con Prela che però perde un tempo di gioco perché il controllo non è perfetto. E ora la pallone però torna per Prela, che va l'uno contro uno, rischia l'intercetto Fabris, che però non lo mette a segno e non ne approfitta, non punisce Careggio Gap con un pallone un po' sporco che le è stato consegnato dagli Arrue, dunque preferisce tornare a manovrare da lontano dai 9 metri. Ora Padova si alza l'incitamento dei tifosi presenti al Palo dell'Edda. Meneghini e Gianrua, Prela, palla per il pivot che non aggancia e dunque voleva ripartire malo, ma c'è il fallo da parte di Barresi su Meneghini, che stava per approcciarsi al tiro dai 6 metri. Jogap da lontano si alza, serve Gianrua da lontanissimo e Gianrua forza il tiro, non arriva alla rete, non arriva soprattutto nemmeno al fallo che avrebbe concesso un extra possesso a Padova. E ora Malo corre con Dalle Fusini in doppio appoggio centralmente, para molto facilmente questa volta in Abulele. Meneghini già dall'altra parte, non viene però servita e tutta la panchina reclama proprio questo aspetto, perché Meneghini era da solo davanti al portiere. Il problema è che è stata un po' troppo fiacca la ripresa del gioco del Cellini Padova. Scusate, Niceu entrata nel ruolo di pivot. Jogap Vanessa, il piede da parte di Ulgherova, che dunque va a servire Pozzer, la quale serve Bernardelle. Buona la difesa da parte di Bernardelle, che però ha ripreso il gioco nel punto sbagliato, aveva guadagnato troppi metri, e sembra corretta questa interpretazione arbitrale. Molto attenta finora alla direzione dei signori Fatto e Guarini, impeccabili probabilmente in tutte le scelte fin qui viste su questo 40-20. Anna Pozzer, Rodriguez, ancora Anna Pozzer e Dalle Fusine. Scarico per Barresi, si scontrano Anna Pozzer e Barresi. Dalle Fusine, vediamo se si accende questo possesso, il tiro da parte di Dalle Fusine che forza ancora e non trova la rete. Non è in un buon momento dal punto di vista del tiro. Dalle Fusine recupera però Barresi, il pallone non è uscito, mentre invece chiamava la palla fuori Saadi, ma c'è ancora una volta una parata di Nabulele, con Malo che però può giocare perché Padova si attarda per un attimo a rientrare. Il problema è che la frenesia in questo momento non sembrava essere amica delle guerriere. Dalle Fusine l'ha capito e dunque preferisce accontentarsi di una rimessa
nella linea lunga del campo più tranquilla. Il problema è che le guerriere comunque stanno sprecando. Macellini dall'altra parte non punisce per il momento. Anna Pozzer per Barresi, ancora una volta però il pallone che non entra nella porta di Padova. E Nabulele sta tirando giù a doppia mandata la propria porta. Siamo ancora 15-13 e lo siamo da qualche possesso, perché entrambi i portieri stanno parando ottimamente, uniti anche a errori che si stanno vedendo da entrambe le parti. Prela, Meneghini, Egenrua, Giogap, il tiro di Vanessa Giogap con il mancino, la rete da parte di Vanessa Giogap che riporta Cellini sotto di uno. Anna Pozzer dalle fusine prova un primo mandato esplorativo malo, la rete da parte di Fabris con annesso forse due minuti per Niceo, anzi no, perché si va solamente a verificare la condizione di dalle fusine, non viene punita con due minuti la giocatrice di Padova. Fatto sta che Fabris ha trovato la rete del nuovo più due per Malo. Sta conducendo questa partita per larghi tratti Padova, però nel primo tempo aveva messo il naso avanti sull'11-10 prima però di andare a riposo in parità. Ora però il pallino del gioco sembra avercelo Malo in questo secondo tempo, più del risultato forse che del gioco, perché il gioco è un po' farraginoso con errori da entrambe le parti. Sicuramente la tensione si fa sentire in questo match, mentre intanto non sembra sentire la tensione di Ulgarova perché continua a mettere a segno parate. Anna Pozzer dalle fusine, ancora Anna Pozzer e Rodriguez. Anna Pozzer, scambio di terzini di Malo, scarico per Rodriguez, uno contro uno vincente di Rodriguez che va fino in fondo con annesso due minuti. Ottiene veramente il massimo da questa situazione Sofia Rodriguez, perché arriva il gol, il due minuti per Careggio Gap se non sbaglio, e anche arriva anche il time out da parte di Saavi, che dunque decide di intervenire in questa situazione con un minuto di sospensione. È il primo minuto di sospensione di questo secondo tempo, lo chiama coach Saavi per Cellini Padova. Cellini che attualmente è sotto di 3 dopo 11 minuti e 32 secondi della ripresa. Un copione abbastanza simile comunque a quello visto nel primo tempo, con Dulgarova in evidenza con le proprie parate, con gol da parte di Padova che hanno scarseggiato. Mentre invece i gol sono arrivati per le guerriere nonostante comunque qualche errore di troppo. E Padova che comunque ha trovato sicuramente in Abulele, ottima tra i pali, entrata in campo al posto di Brock che invece era stato un po' evanescente in questo match. Dall'altra parte però le parate sono arrivate anche da Dulgarova, che dunque sta tenendo le guerriere avanti di 3. Esaurito il minuto di sospensione al Padeled, dunque squadre di nuovo in campo. Padova che deve fare a meno di Careggio Gap, sanzionata con un due minuti, mentre è entrata intanto Fatima Rubi nel ruolo di ala sinistra. In inferiorità numerica ora Padova, Maffo a uomo dalle fusine su Egnarrua ad andare a complicare le cose per Padova, che ora manovra molto lontano dalla porta. Qua però esce bene Vanessa Giogap, Maffo da sola davanti a Dulgarova, tutt'altro che ottima questa gestione dell'inferiorità numerica da parte di Malo, perché ha concesso veramente tanto spazio, si è fatta ingannare, attrarre dalla manovra profonda di Padova, poi ha lasciato lo spazio per Maffo che ha trovato la rete del meno 2. Zanella intanto di nuovo in campo, così come Matilde Giro, scusate, Fabris.
dalle fusine, sotto passivo Malo che è in superiorità numerica. Zanella dalle fusine, vediamo se va larga da Meneghini che però intercetta, e dunque altra gestione non buona per le guerriere Malo della superiorità numerica ora sia in difesa che in attacco. Sbaglia la formazione di casa e ora Padova può provare a tornare sul meno uno, c'è sempre la giocatrice in meno, però ancora una volta tutte le giocatrici a uomo in pratica. Maffo si decentra per poi andare a cercare sicuramente un fallo che accetta di buon grado Lilian Maffo. Egan Rua, Maffo vicino al passivo ora Padova, lo sta praticamente attaccando, infatti si alza in questo momento il braccio del passivo, a Rubi accelera, rischia e anzi viene sanzionata Zanella con i due minuti. E dunque ora si azzera il passivo, si ristabilisce la parità numerica, il problema è che Cellini fra non molti secondi avrà a disposizione la nuova giocatrice che rientrerà, sarà Caral Jogap o forse una compagna ovviamente se Sadi magari decidesse un cambio di una pedina, che se visto l'andamento del match potrebbe essere sicuramente il capitano a rientrare. Ora però siamo in parità numerica, Maffo che ha fatto una gran giocata per preparare questo tiro, il problema è che poi ha scheggiato il palo proprio nella fase decisiva della propria azione personale. Lilian Maffo aveva fatto però benissimo in precedenza con uno scavalcamento veramente di ottima fattura, il problema è che però ora il pallone ce l'hanno le guerriere Malo in inferiorità numerica ora, perché è stata ristabilita la parità numerica con il rientro di Careggio Gap. Qua si era un po' aggrappata forse a Rubi alle spalle di Rodriguez che non riesce ad agganciare, dunque Padova corre dall'altra parte approfittando della superiorità numerica, c'è lo sfondamento ottimamente conquistato però da Bernardelle che dunque regala nuovo possesso a Malo, dunque svanisce il primo attacco in superiorità numerica per Padova con Bernardelle che mette a segno un'ottima giocata difensiva andando a piantarsi sul 40-20 a farsi sbattere Vanessa Giogappa addosso e a restituire il pallone alle proprie compagne che ora manovrano. Anna Pozzer dalle fusine, Bernardelle, fallo alle spalle da parte di Meneghini che oltre al contatto alle spalle su Bernardelle ci mettiamo anche che ha scaramentato a terra la giocatrice di casa e dunque non ha fatto nulla per evitare questo due minuti Meneghini, dunque ancora una volta una sospensione, dunque le squadre tornano in parità numerica con Malo che però dunque avrà una occasione in superiorità numerica nei prossimi minuti, a meno che non succeda qualcosa dal punto di vista disciplinare a breve. Intanto penetra centralmente Rodriguez, si guadagna un 7 metri Sofia Rodriguez che poi viene colpita al volto, che però colpo veniale che non viene sanzionato e che non sembra nemmeno lasciare troppi strascichi sul volto di Sofia Rodriguez. Dalle fusine intanto per sbloccarsi dalla linea, rete da parte del capitano e dunque le guerriere tornano sul più 3, 18 per le guerriere Malo, 15 per Cellini Padova. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora di gioco. Egan Rua, Maffo, superiorità numerica ora per Malo. Jogap che regala il pallone ad Anna Pozzer, non si era accorta Jogap che era rientrata Anna Pozzer, che dunque rimette in moto il contropiede che viene concluso da dalle fusine che riporta Malo sul più 4, fa esplodere il paradelle dal capitano delle guerriere perché ora le guerriere sono tornate sul più 4 con 14 minuti abbondanti al termine. Padova che ora è chiamata ad una reazione in una fase topica del match. Maffo piede da parte di Prela, però c'è in precedenza il fallo da parte di Rodriguez, ancora giusta questa decisione, molto attenti i direttori di gara. Maffo uno contro uno su Marta Pozzer che difende, per la palla arriva comunque in angolo da Careggio Gap, arriva il 7 metri, arriva anche il 2 minuti per Fabris che ha allargato il piede secondo l'arbitro di fondo che decreta il 7 metri
vitale in questa fase del match per Cellini, perché doveva trovare un gol quantomeno per spegnere l'entusiasmo che si sta creando attorno alle guerriere Malo. Lo potrà trovare, potrà anche manovrare con una giocatrice in più ora Padova. Anche se in questo momento siamo ancora in parità numerica, perché anche una giocatrice di Padova è seduta in castigo in panchina. Intanto c'è Careggio Gap che trova la rete numero 16 per Cellini, che si riporta sotto di 3 quando mancano 13 minuti e mezzo al termine. 12 e mezzo, scusate. Anzi, 13 e mezzo, scusate, la matematica non è mai stata il mio forte. Rodriguez, Anna Pozzer, dalle Fusine e Barresi. È rientrata una giocatrice di Padova, dunque a tutti gli effetti in inferiorità numerica ora le guerriere. Anna Pozzer, dalle Fusine, sotto passivo Malo. Regala il pallone dalle Fusine, commette forse i passi, forse il passivo. Fatto sta che il pallone ora ce l'ha Cellini, che può andare per il meno 2. Niceu esce per fare, scusate, Niceu entra per fare spazio a un nuovo pivot che però non viene interpellato, perché ci pensa Maffo ad andare fino in fondo centralmente a trovare la rete del meno 2. Dopo due reti consecutive di Padova arrivano delle guerriere, scusate, arrivano due reti consecutive da parte di Cellini Padova, che dunque rimette un distacco più consono per ritrovare morale e fiducia, cioè due reti dopo invece essere andate sotto di 4 con un Palazzetto che iniziava a spingere, anche se comunque ha spinto il tifo di Malo fino a questo momento, e l'onore del vero l'ha fatto anche per tutto il campionato nonostante i risultati e i momenti difficili della formazione di casa, che ha impiegato tantissimo tempo per trovare la prima vittoria sul campo. Rodriguez rischia il 2 minuti, Vanessa Jogap, c'è un 9 metri, rimane dunque sotto passivo Padova, deve tirare ora Malo. Rientra Fabris dalle Fusine, Sabino voleva l'apertura per Fabris perché nessuno si era accorto che era rientrata, invece recupera il pallone Cellini Padova, Jogap da sola contro Diugherova, rete di Careggio Gap, Cellini in parziale di 3-0 che dunque si riporta sotto di 1. E ora si fanno sentire i tifosi giunti da Padova. Meno 1 Cellini Padova. Non sembra neanche essere arrivata l'ora di decidere un vincitore di questa partita. Quando mancano 11 minuti al termine, in questo momento la riprenderà dai 9 Malo. Anna Pozzer dalle Fusine. Rodriguez, ancora un 9 metri, viene chiamata la calma Vanessa Jogap dalle Fusine, deve accelerare però Malo con il passivo che ora incombe dalle Fusine, braccio del passivo alzato, deve tirare la formazione di casa. Anna Pozzer in doppio appoggio, rete da parte delle guerriere numero 20, questa da parte di Anna Pozzer che sbroglia la situazione sotto passivo e dunque Cellini ora, sfondamento fischiato a Egan Rua, forse passi, forse sfondamento, probabilmente c'erano entrambe le infrazioni. Ora dunque le guerriere possono riabbassare il ritmo, andare a ragionare quando entriamo negli ultimi 10 minuti di questo match. Anna Pozzer, Rodriguez dalle Fusine. Anna Pozzer e Rodriguez, ancora scarico per dalle Fusine. Rodriguez, c'è ancora un taglio in area, questa volta di Barresi probabilmente, si riparte però fuori dai 6 metri, dunque bisogna ripartire dall'area difesa da Enabulele. Egan Rua, Maffo difende Rodriguez, Jogap, Vanessa, qua ci poteva fare qualcosa sicuramente di più Giulgherova, e lo sa il portiere bulgaro,
per cercare di evitare questo gol che però arriva da parte del Cellini Padova. Meno uno ora, sempre meno uno Cellini. Dalle Fusine, Anna Pozzer, Rodriguez, ancora dalle Fusine, scarico per Rodriguez, vediamo se va lei al tiro, no, scarica per Anna Pozzer, Bernardelle non può attaccare, dunque va a servire ancora una compagna, Anna Pozzer, dalle Fusine, in angolo per Fabris che attacca e segna, rete da parte di Chiara Fabris, rete numero 21 per le guerriere, di nuovo sul più 2, sempre avanti la formazione di casa, ma Cellini sempre agganciato, rientra Brock intanto che viene chiamata a riscattare sicuramente una prestazione in chiaro scuro nel primo tempo con Nabulele che invece nell'ultima fase del match non ha avuto grande efficacia per Padova. Maffo in angolo da Meneghini che ha spazio, colpisce il palo e poi Dulgaro è fortunata perché la palla le rimbalza sulle gambe, accende una preghiera, un cero Dulgarova. E le va bene perché la palla non entra e dunque il pallone ora ce l'hanno di nuovo le guerriere. Meno di 8 minuti al termine. Anna Pozzer dalle Fusine. Fabris questa volta però non inquadra la porta, un tiro fotocopia di quello precedente. Questa volta non è vincente per le guerriere Malo e dunque ora Padova può tornare sul meno 1. Maffo. Vanessa Giogap, Meneghini, ancora Vanessa Giogap in angolo da Careggio Gap che pasticcia, riesce in qualche modo a trovare il pallone, comunque Vanessa Giogap, esce Bernardelle dai 9 metri ora Padova che però avrà il passivo che incombe probabilmente. Egan Rua si alza, la palla in qualche modo arriva a Meneghini che colpisce il palo, la palla però ancora vacante, una perla questa di Careggio Gap, mamma mia che gol! Golasso di Careggio Gap, di nuovo sotto di uno Cellini. Una palla che ormai era data per persa e invece Careggio Gap l'ha fatta ricomparire in fondo alla porta, gran gol del Cellini Padova. Dalle Fusine, Anna Pozzer, ancora Rodriguez, siamo sempre lì, una guerra di nervi. Bernardelle, scarico per Anna Pozzer, si va verso sinistra, c'è tanto intasamento lì però, Rodriguez, Bernardelle rischia lo sfondo, non viene fischiato, sotto passivo ora Malo, Bernardelle, vediamo chi tira, dalle Fusine, andrà lei? No, perché c'è il fallo e dunque 9 metri, vediamo se si apparecchia la tavola per il tiro da lontano di Rodriguez. Corre il tempo, Rodriguez guadagna qualche metro Maffo, va comunque al tiro Rodriguez, rischia 7 metri, anzi lo commette Padova perché ha difeso in area e dunque si andrà dall'attacca con una palla che pesa questa per Barresi. 5:30 al termine, Barresi contro Brock, rete di Barresi, chirurgica la trasformazione di Michaela Barresi dai 7 metri e dunque le guerriere tornano ancora una volta avanti di due. Meneghini, Vanessa Giogappe, il tiro forzato, la parata ancora una volta di Olgherova, non buona la scelta questa volta di Vanessa Giogappe che ha preferito accelerare immediatamente però trovando un'attenta di Olgherova che continua a parare. Ultimi 5 giri di lancette, guerriere avanti sul più 2. Anna Pozzer, Rodriguez, deve ricominciare lo schema dalle Fusine, ancora Anna Pozzer, comincia ad accelerare ora, Rodriguez centralmente, sfondamento da parte di Sofia Rodriguez e dunque ancora palla riconsegnata a Padova, Egan Rua, Vanessa Giogap, anzi no, scusate, sì, si trattava di Egan Rua ma della sorella. Serena
E intanto palla per Niceu che raccoglie e mette in porta. Rete del Cellini Padova, di nuovo sotto di una. Continuo tira e molla, un continuo punto a punto ora, con le guerriere sempre avanti ma Cellini sempre agganciato. Anna Pozzer, quasi sfiancante al ruolo delle guerriere che continuano a comandare il risultato, però quando continuano a rispondere alle avversarie è sempre dura dal punto di vista psicologico. Sotto passivo Ramalo, Barresi, esce Serena Ghianrua, poi prende anche un colpo al volto fortuito da Careggio Gap. Barresi, fatto sta che si torna alle 9, 3 e mezzo al termine. Dalle Fusine, sotto passivo Malo, bisogna inventare qualcosa. La palla per il pivot non arriva e dunque Padova la recupera. Devlin Ghianrua va a servire Careggio Gap da sola contro Dulgherova, ma la parata da parte di Dulgherova è provvidenziale, anche se ad onore del vero il pallone era arrivato nelle mani di Vanessa Giogap. Il problema è che però c'era Dulgherova a terra, dolorante, perché Careggio Gap le è andata addosso. Chiaramente ha guadagnato qualche metro Dulgherova e poi il contatto è stato inevitabile. Mentre viene richiamato l'arbitro dal delegato al tavolo, probabilmente è trascorso qualche secondo di troppo dopo il fischio e l'interruzione del gioco. Fatto sta che Dulgherova comunque ha salvato la propria porta in una fase assolutamente cruciale, lo fa per l'ennesima volta, ma questa volta la parata è dal peso specifico altissimo, perché arrivata dopo un errore da parte di Malo che aveva riconsegnato il pallone a Padova, e Padova aveva palla per pareggiare. Dunque ora siamo ancora con le guerriere avanti di uno, ultimi 3 minuti, continua a trascorrere il tempo, non cambia però la sostanza del risultato. Barresi, dalle Fusine, in angolo da Fabris, arriva la parata da parte di Brock che dunque comincia a intervenire quando c'è il bisogno, comincia a mettere la propria firma anche Martina Brock, e dunque altra palla riconsegnata a Padova. E Ghianrua fino in fondo sul primo palo, rete un po' morbida qua la difesa da parte di Malo, dunque Cellini arriva alla parità, 22 per le guerriere, 22 per il Cellini Padova, 2 minuti e 15 al termine. Anna Pozzer, Rodriguez, dai 9, esce Vanessa Giogap, si torna ancora dalla tratteggiata. Time out chiamato da Sabino, chiama ora time out Sabino per impostare i prossimi 2 minuti scarsi al termine. Decide di chiamare adesso per andare a preparare tutti i prossimi secondi a disposizione delle guerriere per andare a trovare la rete del vantaggio. Cellini però che ora si è rimessa in pari, ha inseguito, l'ha fatto a lungo la formazione ospite e ha trovato il gol con Beverin Ghianrua che ha rimesso niente di distanza tra le due squadre. Squadra di nuovo in campo per giocare gli ultimi 2 minuti che valgono un pezzo di stagione per entrambe le squadre. Altissima la tensione che si respira al palo dell'Edda. Malo con il pallone tra le mani. Barresi, dalle Fusine, Rodriguez,
Barresi ha spazio per andare, non c'è fallo e dunque Padova ora la palla per andare avanti. Il contatto è arrivato dopo il tiro di Barresi e dunque non viene valutato come falloso. Si alzano i decimi alla palla dell'Edda. Padova con calma, con una palla pesantissima. Forse chiama timeout Sadi, anche se non è convinto. Egyan Rua, Miceu, Meneghini, scarico per Maffo. Egyan Rua rischia la persa Padova, la commette. Palla persa da Cellini Padova. Ultimo giro di lancette, 50 secondi al termine. Non può chiamare timeout Sabino perché l'ha già chiamato un minuto fa. Difficile arrivare fino in fondo ora per Malo, che probabilmente dovrà concedere un'altra opportunità a Padova. Però Malo deve segnare ora. Dalle Fusine, Bernardelle, Rodriguez, Barresi, ancora Rodriguez in due su di lei, 9 metri, 20 secondi, 17, 15, forse può arrivare fino in fondo Malo. Sotto passivo, ancora un fallo su Dalle Fusine, 9 secondi, 8, deve rimettere in gioco e tirare Malo, ancora un fallo, deve fare veloce Malo, anche se non c'è più tempo e dunque c'è solamente un tiro franco. 22 a 22, Malo quantomeno non perde in casa, però ora può anche vincere. C'è il muro sui 6 metri, aveva preso la traversa nel primo tempo Rodriguez. C'è ancora Brock tra i pali, che è stata salvata dal legno al termine dei primi 30 minuti. Rodriguez ancora al legno, ancora una volta al legno, a dire di no Rodriguez, che viene abbracciato dalle compagne. Due volte il tiro franco di Rodriguez, si stampa sulla traversa e dunque si chiude in parità questo primo incontro, che dunque non sancisce nulla per le due squadre, che dunque si risfideranno nuovamente domenica per una gara decisiva, così come lo era quella di oggi, che però si è conclusa in parità. 22 pari al Pala dell'Edda, con Padova che probabilmente, per come è andata la partita, può essere più contento delle guerriere, che oggi giocavano anche davanti al proprio pubblico. Guerriere che comunque hanno disputato un'ottima partita, ci hanno creduto fino alla fine e solamente proprio negli ultimi possessi non sono riusciti a trovare il guizzo vincente. Cellini che dunque strappa il pari al Pala dell'Edda nella gara 1 del secondo turno di playout. Ora lo scontro si trasferisce a pochi chilometri da distanza da Malo, proprio nel cuore di Padova, per decretare l'ultima squadra che raggiungerà la salvezza. Dal Pala dell'Edda è tutto, Guerriere Malo, Cellini Padova, finisce 22 a 22. Un saluto da Alberto Braioni e un ringraziamento, un buon proseguimento sui programmi di Leme Sports.